Amici del Bolter, dopo aver visto i primi turni della campagna, adesso è lunedì, effettivamente non ne abbiamo voglia, ma comunque entriamo e vediamo cosa vi preparo oggi, dai. Dopo quindi il primo battle report di prova, adesso ci stiamo impegnando anche a costruire il tavolo, oltre che alle liste un pochino più competitive. Ovviamente combattimento urbano, quindi stiamo preparando un tavolo in stile più cittadino. Abbiamo quindi preso il nostro tavolino e abbiamo iniziato a fare la prima piastrellatura. Come potete vedere, si iniziano già a vedere qua dove ci sono le sagome, le basi delle piastrelle, che dopo andremo a prendere con l'Astronomical Grey per farlo più chiaro. E poi, grazie all'aiuto di Mattia, useremo un effetto più bianco col cartoncino per fare del marmo. Adesso però fermiamoci un attimo e ascoltiamo le prossime novità della prossima Lucca Comics and Games. Dopo aver sentito quindi le ultime novità della prossima Lucca Comics and Games, torniamo alla parte di game che vi è piaciuta un pochino di più. Questa settimana mi preparo ad affrontare il padrone di casa, Mattia con gli Eldar, e quindi sto iniziando a preparare anche il mio QG. Come la scorsa volta ho scelto l'Homunculus, che è uno dei QG che preferisco, soprattutto per l'abilità del Feel No Pain e tutte le armi che gli posso dare, che sono veramente tante, fra le quali il suppliziatore, e come l'altra volta la sua guardia del corpo è composta ovviamente da gli incubi, che secondo me sono una grandissima unità, perché comunque con tiro armatura del 3 o più e con i loro Clivex, quindi armi energia più 1 in forza, sono veramente competitive anche con un esercito come gli Eldar. Ovviamente non so cosa mi sta preparando Mattia dall'altra parte, quindi ho deciso di metterli sicuramente sul trasporto, che li renderà un pochino più efficaci, soprattutto dalle armi pesanti degli Eldar. Il trasporto lo preferisco montare con una lancia, perché non si sa mai arrivassero veicoli anche dall'altra parte, è la mia garanzia, e quindi con questa unità mi preparo ad assaltare e ad avere tantissimi segnalini dolore. Intanto grazie a tutti i ragazzi per aver visto anche questo piccolo video, ci vediamo come sempre a Carrara in via Santa Maria 10B, vi aspetto tutti, ciao!